Eh sì, Robby, in effetti è complessa la cosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi sta fuori molto spesso ha delle idee migliori di chi sta dentro. Bisogna riuscire innanzitutto a fargliele esprimere, quindi devi essere interessante per loro, perché se sei interessante, ottieni interesse. Questa è l'equazione base. E dall'altra parte devi essere anche veloce, cioè sei qui in sala, devi seguire cosa succede, gli ospiti, ma devi anche guardare fuori cosa ti dicono in chat. E io oggi avevo aperto FriendFeed, avevo aperto Facebook, avevo aperto l'OTXT, avevo aperto la chat di Mogulus, avevo aperto Mogulus, in più c'era anche la wifi che si incrinkava ogni tanto, quindi dovevamo riavviare anche la videoconferenza. Ma se vuoi moderare una conferenza in questo periodo, in questi momenti, devi essere così. È difficile, ma ci si può riuscire. Sì, in effetti la cosa divertente è quando qualcuno da fuori, come dire, comincia a prendere in giro, comincia a dare addosso a chi sta dentro. Cioè, la libertà di chi è fuori è diversa da chi è in sala, che, come dire, è anche fisicamente presente. Quindi è interessante anche quando qualcuno fa dei commenti negativi, quando magari si critica o proprio dice: ma che cosa diavolo state dicendo? Per esempio, oggi ci hanno ripreso perché a un certo punto siamo andati fuori tema, doveva parlare di TV e si parlava di Google e di social media, eccetera. Oh, fermi ragazzi, a voi piacerà, ma noi ci stiamo rompendo le scatole. Qui fuori, perché noi siamo qui per vedere un evento sulla TV, su internet, non sui social media, e quindi ci hanno corretto e prontamente siamo ritornati nell'alveo, cosa che invece nelle conferenze succede che poi si divaga e si va tutt'altro. Beh, a volte anche questo per i relatori è un casino, perché avere qualcuno che ti dice: no, non vai bene, guarda che stai sbagliando, no, forse hai detto una stupidata, e beh, insomma, è difficile, ma è comunque necessario, cioè la libertà di espressione è anche questo.